Sono ben 60 gli anni che festeggiano i Nomadi, storico gruppo musicale italiano nato nel lontano 1963, con una media di 90 concerti all'anno in tutta la penisola e 1 milione di spettatori presenti alle loro performance. Oggi in uscita con il nuovo album dal titolo Cartoline da qui, dove le Marche sono ancora una volta protagoniste con ben due brani, Caporale e Barbanera, scritti e composti dai Senigalliesi, Marco Petrucci e Francesco Ferrandi. Gli autori marchigiani rinnovano così una lunghissima collaborazione, giunta a 18 brani scritti e composti per la band di Beppe Carletti. La scrittura dei Nomadi riflette un po' quella che è la nostra storia musicale. Noi ci siamo formati con la musica dei Nomadi e negli anni abbiamo contribuito a scriverla anche noi, la musica per i Nomadi. Per cui diciamo è un fil rouge che abbraccia entrambe le cose, sia la nostra attività live sia la nostra attività di scrittura. Nei testi delle vostre canzoni e nella vostra scrittura c'è un rapporto con il territorio marchigiano? Assolutamente sì, le canzoni traggono linfa e respiro proprio dalla territorialità marchigiana. Noi siamo artisti marchigiani, Francesco Ferrandi lo è di adozione, insomma è pavese ma ormai vive da una vita nelle Marche e tutto si riflette lì. Poi c'è qualche brano che in particolare parla proprio del nostro territorio. Ricordo un brano, Le strade, che incisero anche i Celtas Cortos anni fa in Spagna e parlava proprio di una zona qua vicino. Questa terra è la mia terra. I temi trattati nei due brani scritti da Petrucci e Ferrandi toccano temi di grande attualità, come lo sfruttamento del lavoro nero, descritto ne Il Caporale, e l'arroganza a scapito della fragilità dei più deboli nelle note folk e nei testi di Barbanera. Due canzoni che andranno ad aggiungersi a quelli di Racconti Nomadi, lo spettacolo che Petrucci e Ferrandi portano da anni sulle scene con la loro band, i Musaico. Autori ma anche musicisti di un vostro gruppo, i Musaico, pronti quindi a iniziare con questo gruppo una nuova tournée. Portiamo in giro nei club, nelle piazze, uno spettacolo che si chiama Racconti Nomadi, in cui raccontiamo la nostra esperienza, le nostre canzoni di questi 30 anni accanto ai Nomadi. Siamo pronti per un nuovo viaggio, per la verità l'abbiamo già iniziato. Alcune date saremo il 20 a Campli, in provincia di Teramo, poi saremo il 9 a Cesena, il 12 a Bibbiena, provincia di Arezzo, il 15, se non sbaglio, a Corridonio, il 16 sul lago di Como, insomma un po' in giro. Quindi un calendario in continuo aggiornamento che vedrà la conclusione con il concerto in casa in occasione della festa di chiusura a Borgo Bicchia di Senigallia. Quando sarà fissato questo concerto? Sarà il 2 settembre, sabato 2 settembre, è una tradizione, detto bene, consolidata. A proposito di territorio, non suoniamo tantissimo nella nostra zona, però quando ci suoniamo lo facciamo con una festa, con tutti i crismi della festa. Ormai siamo abituati insomma, c'è l'affetto di Borgo Bicchia, che è una frazione di Senigallia, tra l'altro una frazione colpita anni fa da un'alluvione, e questa cosa ha probabilmente cementato anche il rapporto. E insomma, è davvero una festa, il contesto, il concerto, diciamo che diventa una sorta di pretesto per una bella serata tutti insieme. Con questa tournée, Petrucci e Ferrandi tornano alla canzone di Impegno Civile, rinnovando un'antica tradizione della quale i Nomadi sono da sempre custodi.